tutti, io sono Angel e questo è un nuovo video haul. Sono riuscita ad andare un po' in giro ad acquistare, quindi non più online ma fisicamente nei negozi, e ho acquistato in due negozi in particolare. Uno è Bershka e l'altro è Primark, il mio negozio preferito da sempre, o meglio da quando vivo qui e ce l'ho a portata di mano, e quindi posso andare in negozio a comprare delle cose. Inizio subito e inizio appunto da Primark, che come sempre non acquisto tanto capi di abbigliamento, ma più cazzatine varie. Acquisto un po' a sentimento. Il sacchetto natalizio di Primark quest'anno è questo, ed è anche molto carino perché c'è scritto che può essere riciclato e utilizzato come pacchettino regalo. Infatti ci sono tutte le linee ritagli, quindi non si vede più neanche il marchio Primark sotto, e puoi fare una busta regalo con questa. La trovo un'idea molto carina e dà un occhio anche allo spreco. Ma andiamo a vedere al suo interno cosa c'è. La prima cosa che vedo è questa qui. Questa è una busta regalo che ho acquistato appunto per fare un regalo natalizio, bella grande, perché dentro gli devo mettere un po' di robe. C'è anche la cartolina dove dietro potete scrivere a chi è dedicato il regalo. L'ho trovata tanto carina, ce ne sono un sacco da Primark di carte regalo e di sacchettini regalo. Vedete che qui è fatto tipo candy cane, quindi in bianco e rosso. Mi è piaciuta molto e questa l'ho pagata a 2 euro. Poi, sempre per fare i regali di Natale, ho preso queste card. È un set di card, all'interno ci sono sia oro che rosse glitterate. L'ho pagato 1 euro e all'interno non so quante ce ne sono, 12, sono 12 gift, sono anche tante. E appunto dietro sono fatte in questo modo. Si vede, non si vede, comunque c'è scritto da A, chi è destinato il regalo, da parte di chi. 1 euro. Ho ripreso, tanto per cambiare, le mie calze che prendo sempre, le calze nere, sono 7 paia a 3 euro e mi trovo sempre benissimo. Dopo un tot si distruggono, perché le uso per andare a lavorare, quindi dopo un tot di lavatrice, asciugatrice, bla bla bla, si distruggono, quindi ne compro sempre tante. Prossima cosa che ho acquistato sono queste babbucce. Quest'anno mi mancavano le babbucce. Sono di questo grigio chiaro, un po' peluscioso, e poi col grigio un po' più scuro ci sono le stelline su. Hanno anche i pompon laterali, sono fatte così sulla caviglia, e dentro sono tutte pelose bianche. Mi sono piaciute tanto. Ho preso la mia misura, che è una 38-39, e li ho pagati 8 euro. Questi, vi dico la verità, ne compro uno all'anno, perché quando li utilizzo tanto la suola si distrugge un po' e poi non va più bene, quindi un paio all'anno li compro sempre, però per il prezzo che hanno si può fare, a me piace cambiare, quindi ci sta. Poi ho voluto provare queste mascherine. Io utilizzo spesso le mascherine rilavabili, e queste sono due mascherine, una tutta nera e l'altra a scacchi. Mi piacevano, ho detto proviamole, non le ho ancora provate, non so se stringono, stressano. Le proviamo adesso? Ok, non stringono, mi sembra che non mi stressino, quindi vanno bene. Sì, poi bisogna metterle indosso tutto il giorno per vedere se danno fastidio. Però appunto queste in tessuto le uso più per uscire, non le tengo su tutto il giorno, perché al lavoro uso quelle chirurgiche. Comunque sono costate 3 euro, due mascherine. Poi, unico capo di abbigliamento acquistato da Primark è questo maglioncino a costine col collo leggermente alto, di questo verde militare. Allora, io di queste le ho tipo di tutti i colori, perché mi trovo benissimo, sono veramente molto morbide e tengono caldo. Ce l'ho nera, grigia, bianca, rossa, beige, e adesso l'ho presa in questo verde. Ci sono altri colori, mi piacciono tutte però. Ok, non posso comprarle di tutti i colori, mi sembra assurdo. L'ho pagata 8 euro, ho preso un XS, perché comunque è veramente molto 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 elasticizzata, e su addosso sta molto bene. Vedrete la clip mentre la indosso. Mi piace metterla all'interno dei jeans, all'interno dei pantaloni, quindi sì, è lunga, ma comunque io la metto all'interno. Poi sono andata al reparto capelli, cose per capelli, ho preso un mollettone, è proprio un classico mollettone che no, non uso per uscire. L'ho pagato 3 euro, non è bruttissimo, però io non uso i mollettoni per uscire, lo utilizzo in casa quando mi devo tirare sui capelli, magari per lavarmi il viso o per fare qualsiasi cosa, la skincare eccetera, utilizzo i mollettoni. L'ultimo mollettone che mi è rimasto in casa si sta distruggendo e ho voluto acquistare questo, che mi sembra veramente molto resistente rispetto agli altri che ho comprato prima. Questo l'ho pagato 3 euro. Sempre per i capelli, alzi la mano chi non perde nel buco nero le mollettine per i capelli, proprio le classiche mollettine. Io le perdo sempre,
E quindi ho comprato i due pacchi, in realtà sono di due colori leggermente diversi, uno è tipo castano chiarino e l'altro per un biondino, per intenderci, 1,50€ l'uno, sono all'interno di queste confezioni in plastica, quindi secondo me è anche carino da tenere all'interno, però io in bagno ho il suo barattolino dove mettere questi, dove spero non spariranno tutti. Vediamo quanto mi durano questi due pacchetti. C'è scritto che all'interno ce ne stanno 60, quindi 120 mollettine, penso e spero mi dureranno per tutta la vita. In realtà mi dureranno per un anno. Ho voluto prendere questi, che sono i cappucci per gli spazzolini da denti, tutti di diverso colore. L'ho pagato 1€, ce ne stanno all'interno 5 e questi sono sempre utili perché io dopo un po' li butto, quindi li devo cambiare e per 1€ sono molto carini anche tutti colorati. E poi sono andata al reparto skincare e ho voluto prendere tre maschere. Questa è una sheet mask, devo ammettere che mi ha attirato molto il pack, il fatto che sia molto carina esteticamente. E l'ho pagata 2€. Ve la avvicino per chi volesse vedere gli ingredienti all'interno. Ovviamente non è bio, sicuramente avrà dei siliconi all'interno, però le maschere di Primark mi piacciono sempre, costano poco e quindi ogni tanto faccio scorta. Poi ho preso questa, la Cosmic Galaxy, è una maschera peel off, quindi di quelle appunto che si fanno asciugare e poi si solidificano, diventano tutto un pezzo, le potete tirare via. Vi metto a fuoco il suo interno, qui c'è scritto che sono delle maschere made in Corea. E poi la Pink Clay. Sì, io ammetto che le ho prese tutte per l'estetica, mi piacevano tanto esteticamente. Questa è una Detox e Refine e l'ho pagata a 90 centesimi. Quella di prima 2€, questa 90 centesimi, non so perché. Tutta questa differenza di prezzo fra una e l'altra, onestamente. Anche perché anche questa viene dalla Corea. Non lo so, vi saprò dire. Comunque, questo era tutto per quanto riguarda Primark. Passiamo a Bershka. È il mio sacchettino di Bershka, ho comprato solo 3 capi di abbigliamento, però che mi piacciono veramente tanto. Devo dire che quest'anno Bershka mi fa impazzire, io acquisterei di tutto, però sto cercando di darmi una regolata, anche perché tanto siamo sempre a casa, quindi più del pigiama e della tuta non utilizzo, non ha senso acquistare tanti vestiti, diciamoci la verità. Quindi ho preso solo 3 cose, ma che mi piacciono veramente tanto tanto tanto. Voglio partire da questi jogger, ovviamente vi farò vedere tutto indossato perché rende 100 volte di più. Questi sono dei jogger neri con l'elastico in vita e sulle caviglie. Hanno la particolarità di queste tasche sulle gambe e questa scritta laterale su questa gamba qui. Sono belli pesanti, quindi tengono caldo, sono corposi come jogger e hanno il tessuto della tuta, quindi sono comodissimi, ma addosso per me sono bellissimi, cioè è uno stile che io amo. Ho preso una S, le ho pagati 19,99, il prezzo anche non mi è sembrato esagerato, hanno proprio come la tuta anche il laccio per stringere in vita, sono a vita alta e mi piacciono veramente veramente tanto. A questo punto, visto che ho tante cose a vita alta, mi servivano tipo dei crop a maglioncino comunque pesanti. Ho trovato questo maglioncino che dire morbido è dire poco, non so se cimiglia, ma è di una morbidezza impressionante. Cioè, andate in negozio e tocchicciate perché questo è impressionante. Morbido e caldo, bellissimo. Bianco, anche qui ho preso una S e anche questo costava 19,99 e appunto veste un po' più largo, un po' più over sulla parte appunto del seno e va a stringere leggermente sotto in vita. E questo ve lo straconsiglio, non ce n'erano in altri colori da quello che io ho visto, c'era solo in bianco, perché sennò avrei pensato di prenderlo anche in altri colori perché mi fa impazzire, è bellissimo da tenere anche addosso. Poi cercando un altro crop top ho trovato questo. Mi piace lo stile perché è uno stile un po' tuta. Ha il collo leggermente alto, l'elastico in vita e sui polsini si va a stringere. È in questo beige molto carino e questa l'ho pagata solo 12,99€ e ho preso sempre una S. Anche questa mi è piaciuta molto. E basta, per quest'anno mi sa che questo è stato il mio ultimo shopping, anche perché siamo già al 17 dicembre.
Quindi io mi fermo qui. Approfitto e vi prendo 5 minuti prima di chiudere il video, per chi è arrivato fino a questo punto, per chiedere scusa se ho fatto così pochi video in questo periodo, ma è stato un periodo un po' particolare. Lo è per tutti, però questo periodo davvero è stato un po' particolare, tra lavoro e tante cose, quindi non sono riuscita a fare tanti video, avrei voluto farne molti di più, avrei voluto fare tanti video amigurumi, natalizi, eccetera, come faccio ogni anno, ma quest'anno non ci sono riuscita proprio, però i buoni propositi per l'anno prossimo ci sono, vorrei fare molti, molti, molti più video. Infatti, a sostegno di questa teoria, ho acquistato una macchinetta fotografica che fino ad oggi ho sempre registrato video col telefonino, quindi mi sono voluta fare questo regalo e ho comprato una Canon 250D. E non so se è buona per fare video, questa è la prima volta che giro un video con questa videocamera, quindi sono anche un po' emozionata, spero che vada bene tutto in post-produzione, che l'audio non faccia cagare e tutto quanto, però appunto volevo chiedervi scusa se ho registrato meno video e se sono stata meno presente, magari non ve ne siete neanche accorti, però io ve lo dico lo stesso. Per il resto vi auguro un buon Natale nonostante tutto, un buon Capodanno nonostante tutto. Spero per voi che possiate stare almeno con le persone più strette e per quest'anno ce lo facciamo andare così, l'importante è che stiamo bene. Ma smetto di parlare, la chiudo qui. Quindi spero che questo video vi sia stato utile o di compagnia. Se è così lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi tutti i prossimi video. Io vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!